Ci siamo, eccoci qua. Bene. Allora, oggi guardiamo ancora qualche circuitino di logica combinatoria, facciamo qualche esercizietto anche di algebra di Boole e poi parleremo anche di una regoletta dell'algebra di Boole che poi è immediata conseguenza del teorema di De Morgan. Ovviamente per questioni di tempo non stiamo a dimostrarla, ma insomma la dimostrazione è ragionevolmente banale, la trovate anche sui miei appunti, io non la chiedo, ma se vi incuriosisce ve la andate a vedere. Ma è comunque una regola abbastanza intuitiva. Allora, adesso voglio riprendere in mano una delle operazioni non di base che avevamo visto. E su questa ci voglio fare qualche lavoretto. Quindi prendiamo in considerazione l'Axor. L'Axor, vi ricordo che la tavola della verità dell'Axor è questa, quindi la identifichiamo proprio con la sua tavola della verità. Il simbolino è questo. Ora vi ricordo che Axor B è 1 quando solo e soltanto una delle due variabili vale 1. Dopo ricordatemi che parliamo anche dell'Oxor fra più variabili. Eh? E quindi la tavola della verità è questa, 0, avremo 1 in corrispondenza di queste due combinazioni perché è solo in queste due che abbiamo una variabile che vale 1 e 0 ancora qui perché entrambe valgono 1. D'accordo? Quindi OR esclusivo. Ok, vi ricordo che per questa operazione esiste già una porta logica, il simbolo è questo, ok? Quindi se uno ha bisogno di fare Axor B, prende questa porta logica e ottiene l'operazione. È chiaro che questa qui è una porta logica, come vi dicevo, che non è, non essendo un'operazione di base, è una porta logica composta da più operazioni di base. Adesso lavoriamo con le operazioni di base. Allora, facciamo quindi lo sviluppo in minterm. Quali sono i minterm che contribuiscono a questa funzione? Sono questo qua, che è annegato and b, e questo qui, che è a and b negato. D'accordo? Quindi avremo questa cosa è annegato and b in OR con a and b negato. D'accordo? Allora, adesso applico De Morgan a questi due termini, cioè considerando questi due termini qua, no? Vi ricordo che se abbiamo A or B per De Morgan non posso, scusate, X or Y per De Morgan lo posso scrivere come X negato and Y negato, tutto negato. Ok? Allora, ecco, considero questa x e questa y, d'accordo? E quello che ci viene fuori è a negato and b negato in and con a b negato negato, tutto negato. Va bene? Ho semplicemente usato De Morgan considerando questi due pezzettini qua come due singoli termini. Adesso andiamo a prendere questo qua, e poi dopo andremo a prendere questo qui. Allora, negato, B, tutto negato. Un attimo. Scusatemi. Ecco, ho questo primo termine qua. Se io qui dentro, sotto a questa negazione, faccio l'OR con B e B negato. Questo è un trucchetto, sono trucchettini dell'algebra di Boole. Se io faccio l'OR con B e B negato, il risultato cambia? Assolutamente no, perché B e B negato fa 0, un OR con lo 0 non mi disturba, per cui ne posso mettere finché voglio. Questo qui però adesso io lo posso semplificare e lo posso scrivere in questo modo. Posso raccogliere un b qui sotto, quindi mi viene a negato or b negato, d'accordo? Tutto negato. E posso riapplicare
De Morgan qua, a questo pezzettino, per cui mi viene B, questo qui per De Morgan viene A and B tutto negato, quindi viene B and AB negato, tutto negato. D'accordo? Andiamo a prendere quest'altro pezzettino qua. Allora, questo pezzettino è AB negato, tutto negato. Facciamo lo stesso giochetto, ok? A, B negato, qui però stavolta ci facciamo l'OR con A, A negato. Quindi posso raccogliere una A, quello che mi viene è ancora A negato, OR B negato, tutto negato. Qui applico De Morgan, che quindi viene A and B negato, e quindi mi ritrovo A in AND con AB negato, tutto negato. Va bene? Quindi andiamo a riscrivere XOR B in questo modo. Ovviamente non è la rappresentazione più semplice, la rappresentazione algebrica più semplice è questa qui, però vedremo che circuitalmente diventa più semplice. Adesso la confrontiamo con quella normale. Allora, da una parte abbiamo quella fatta con lo sviluppo in minterma, che è questa, A negato AND B in OR con AB negato. Ok, dall'altra abbiamo quella che abbiamo appena ottenuto, no? Quindi avremo questo pezzettino qua, che quindi è AB, fatemi scrivere bene, avremo AB negato in AND con B tutto negato, in AND con quest'altro pezzetto qua, che quindi fa AB negato in AND con A negato e poi tutto negato. Ok? E voi direte, boh, però cioè, se confronto queste due, questa qui mi sembra più se questa sembra sicuramente più semplice di questa. D'accordo? Sì, come rappresentazione algebrica, sì, circuitalmente vedremo che cambia un pochino. Ora, intanto andiamo a vedere, andiamo a fare il circuito di questa, oh, con le porte logiche di base. Prendo A, lo nego, ne faccio l'AND, prendo B, ne faccio l'AND con B, d'accordo? AND. E quindi qui abbiamo A negato AND B. Dopodiché devo prendere B, negarlo e metterlo in AND con A. Okay? Quindi qui abbiamo A and B negato, poi dopo devo fare l'OR di tutto. Bene? Ho usato una, due, tre, quattro, cinque porte. Qui ho usato cinque porte logiche, di cui due NOT, due AND, e una OR. Quindi ho usato cinque porte logiche di tre tipi diversi. Vuol dire che se voi andate a fare questo circuito sulla vostra basettina in laboratorio, dovete usare tre circuitini integrati diversi, ovviamente connessi fra di loro, in modo da darvi questo circuito. Vi ricordo, adesso andiamo a analizzare invece quest'altra rappresentazione algebrica qua, vi ricordo che esistono le porte NAND. Okay. Porte NAND sono quelle che fanno la AND negata. Andiamo a vedere cosa abbiamo in questa rappresentazione di questa funzione. Qui ho una AND negata. Qui ho un'altra AND negata che tra l'altro è la stessa. Fra questo e questo sto facendo una AND negata. Stessa cosa qua. E stessa cosa sto facendo fra questi due termini qua, che sto facendo una AND negata. D'accordo? Quindi qui con delle porte NAND io faccio tutto. Allora iniziamo da questa qua, che è AB, A and B negato. NAND. A, B. Qua avrò A and B negato. D'accordo? Questo ovviamente mi serve due volte,
Ma non sto a farlo due volte circuitamente, lo faccio una volta sola, ok? Adesso ce l'ho già, quindi lo vado a riciclare. Qui cosa devo fare? A in end negato con questa uscita qua. Quindi prendo questo e faccio una NAND, scusate. E di qua mi ritrovo questo primo pezzetto qui, qui mi ritrovo A end. Scusate, uso la proprietà commutativa, end con A, B negato, ok? Stessa cosa faccio con questo pezzetto qui. Prendo B, la metto in NAND con questo. Qui mi ritrovo B in end con A, B negato, tutto negato. Bene, adesso devo fare l'ultima NAND fra tutto. Quindi prendo questo, prendo così, e qua mi ritrovo a XOR B. Vedete che, a parte essere più elegante come circuito, intanto ho usato quattro porte e non cinque. Ok, quindi intanto ho risparmiato numero di porte. Uno. Due, sto usando quattro porte tutte dello stesso tipo. Quindi, se prima in laboratorio con questo circuito qua dovevate usare uno, due, tre, chip diversi, perché uno era quello delle NOT, uno era quello delle AND, uno era quello delle OR. Qui usate un chip solo, che è quello delle NAND. D'accordo? In un chip delle NAND ce ne sono quattro, di solito. E quindi intanto usate meno porte, ma usate anche un chip solo. E tra l'altro è un circuito anche, tra virgolette, molto più elegante. Okay. Vedete che non è banale semplificare un circuito, dopo dipende sempre che cosa uno si pone di raggiungere, qual è l'obiettivo che uno vuole raggiungere semplificando un circuito. Voglio solamente ridurre il numero di porte, oppure voglio ridurre il numero di circuiti integrati, voglio ridurre entrambe, voglio, cioè, dopo. A seconda del problema che uno sta affrontando, chiaramente bisognerà vedere che cosa può semplificare o non semplificare. Cioè, no, non è detto che il circuito con il minor numero di porte alla fine sia quello più efficiente. Poi dipende anche lì, in termini di efficienza, uno che cosa pretende. Però, insomma, questi qui sono dettagli tecnici. Secondo me troppo avanzati, che non fanno parte di quel, cioè dobbiamo sapere che un circuito può essere ottimizzato in un modo piuttosto che un altro a seconda delle performance che vogliamo ottenere, ma a un certo punto, se sono circuitini semplici, possiamo provarci noi, se stiamo parlando di cose complicate, rivolgiamoci a quelli che lo fanno di mestiere, quindi agli ingegneri elettronici, eh? Non vogliamo fare il lavoro degli altri. Un circuito può essere efficiente in termini di elaborazione temporale, quindi magari uso più porte ma che lavorano in parallelo e quindi è efficiente in termini di elaborazione temporale. Magari è più efficiente in termini di numero di porte perché ne uso meno, però è più lento perché sono tutte porte concatenate fra di loro. Cioè, quindi capite, dipende l'obiettivo che uno si pone per il circuito che sta realizzando. Bene, allora, detto questo, adesso cambio pagina e riprendo due cosine che mi servono. Sono le cosine che ci interessano poi. Allora, abbiamo fatto la XOR, ok? Abbiamo studiato la XOR e abbiamo visto che l'abbiamo scritta a XOR B. In termini di NAND, quindi abbiamo fatto A, B negato, AND, B, NAND, A, B negato, NAND con A, tutto in NAND, d'accordo? E che il circuitino era, vabbè, questo ce l'abbiamo disegnato dall'altra parte, non sto a ridisegnarvelo. Bene. Adesso voglio fare questo esercizio con voi. Voglio scambiare. Scambio.
tutte le end, anche perché ho solo delle end qua dentro, con delle or. Bene? Ovviamente questo mi definirà una nuova funzione, diversa da questa fxor. Allora, andiamo a vedere cosa viene fuori. Quindi la nuova funzione viene, cambio tutti gli end con or. Allora viene a or b, in or con b, così, or anche qua, a or b negato, or a, or e negazione qua. D'accordo? Ho semplicemente scambiato end con or. Questa dopo la teniamo perché la andiamo a costruire con le porte NOR. Cioè, avete già capito il giochetto. Prima avevo solo operazioni in AND, adesso ho solo operazioni in OR. Dopo andiamo a rivedere il circuito. Però andiamo a vedere che funzione è questa. Adesso così non la si capisce, perché comunque ha tutta una sua forma. E quindi non, diciamo, non riesco a capirla. E, vabbè, detto questo, iniziamo a lavorare un pochino con De Morgan. Vado a, qui uso De Morgan su questo pezzetto qua, no? Quindi viene a negato, b negato, in or con b, tutto negato, or, anche qua uso De Morgan ancora, a negato, b negato, or con a, tutto negato. Tutto negato, d'accordo? Bene, adesso facciamo De Morgan, lo applichiamo a questi termini qui, legati dalla OR. Ok? Quindi ho questo termine qua in OR con questo termine qua, sono due termini negati, per De Morgan, quindi prendo questi termini, li nego, ne faccio la end, ma negandoli va via la negazione, quindi viene a negato, b negato, in or con b, in end, ok, vedete, ho tirato via la negazione qua, in end con a negato, b negato, or con a, e ho tirato via la negazione, tutto negato, e poi questa qui mi rimane, me la devo tenere. È tutto negato ancora. Ovviamente la doppia negazione va via. Adesso mi rimane quindi a negato, b negato, or b in end con a negato, b negato, or a. Andiamo a fare, a sviluppare questa end fra questi due termini. Quello che mi viene fuori sarà a negato b negato in end con a negato rimane a negato, ok? Perché un termine in end con se stesso rimane se stesso. Facciamo i due pezzi incrociati, a negato b a, quindi l'altro termine incrociato che è b in end con a negato b, e poi rimane l'ultimo termine che è a and b. D'accordo? Allora vedete che qui ho un a negato per a che fa 0. Qui ho un b negato per b che fa 0. Mi rimane a negato b negato in or con ab. Andiamo a riscrivere qua in alto la tavolina della verità. Dovreste averlo già capito che cos'è questa funzione, però scriviamo a tavola della verità. Guardate, questi qui sono due min term, giusto? Quindi, qual è? Questo qui è il primo min term, quindi vuol dire che ho un 1 qua, e questo qui è l'ultimo min term, vuol dire che ho un 1 qua. Non ho altri min term, quindi ovunque, altrove, ho 0. Vi ricordo la tavola della verità della XOR, che è quella che abbiamo visto prima, che era questa. Quindi questa qui è la XNOR.
Chiaro? Allora, questa funzione qua nuova che io ho ottenuto scambiando l'AND con la OR, prima era una XOR, adesso è diventata una OR. Se una XNOR, quindi scambiando le AND con le OR, ho ottenuto una XNOR, cioè ho ottenuto la sua negata. Quindi da F sono passato a F negato. Metto un punto interrogativo per non farvi trarre subito delle conclusioni che sono sbagliate. Intanto andiamo a vedere questo circuito. Questo circuito è esattamente quello di prima, con la differenza che adesso al posto delle NAND ci metto le NOR. A, B, e qui ho A XNOR B. D'accordo? Bene. Fermiamoci qui ci fermiamo un attimo, eh? Come faccio? Il simbolo della pausa. Mettetevi in pausa, eh? Non andiamo a trarre la conclusione se scambio l'AND con le OR ottengo la funzione negata, perché non è sempre così. Fermi, è quasi sempre così. Voglio concentrarmi un attimino su questo circuito, dopo andiamo a approfondire un attimo questo discorso. Allora, questo circuito è molto simpatico ed è molto utile perché uno, fatemi scrivere qua, A, B, no, passo una nuova cosa e così lo analizziamo per bene. Tre. Ridisegno il circuito, portate pazienza. Se fossi alla lavagna non dovrei ridisegnarlo, ma lo devo ridisegnare. Ma insomma, per fortuna sono solo quattro porte logiche, quindi si fa anche ragionevolmente in fretta. Ok, bene. Ora questo qui è AXNOR B, d'accordo? Allora, scriviamo qui la tavola della verità. A, B. 0 0 0 1 1 0 1 1. Beh, sostanzialmente AXNOR B che cosa ci dice di questi due bit, del bit A e del bit B? Ci dice quando sono uguali. Giusto? Vedete, è 1 quando sono entrambi 0 ed è 1 quando sono entrambi uguali a 1. Quindi l'oxnor si chiama anche funzione di uguaglianza. Va bene? Andiamo a vedere cosa mi viene fuori se vado a prendere anche queste di uscite. Chiamiamo F1 questa ed F2 questa. F1. F1 che cos'è? Andiamo a fare F1 è A. XNOR B, che è quello che viene fuori da qua, e dai la A NOR B, scusate, in OR negato con A. Giusto? Arrivo anche. Bene. Qui posso lavorarla ancora con De Morgan, quindi diventa A OR B in AND con A negato. Vado a sviluppare la cosa e mi viene A negato in OR con A negato B. A negato fa 0 e quindi mi rimane che F1 altro non è che A negato B. F1 quindi ha solo questo minterm, ha negato B, che è questo.
Quindi F1 vale 1 qua, vale 0 qua, 0 qua, 0 qua. Giusto? Giusto. F2 è A or B negato in OR con B negato. Giusto? B arriva qua, quindi arriva così. Facciamo lo stesso giochetto di prima. A or B in AND con B negato. E viene A B negato in OR con B B negato, e di conseguenza F2, questo va via, rimane A B negato. Quindi l'unico minterm che mi compone F2 è A B negato, che è questo qua. 1, 0, 0, 0. Funzione F2, che cosa ci dicono di A e B? Ci danno il risultato di un confronto. F1 ci dice che A è minore di B. Vedete? È vera quando A è minore di B, cioè quando A vale 0 e B vale 1. Questa invece, F2, ci dice quando A è maggiore di B. Vedete? A maggiore di B. Allora, guardate che con un circuito solo, in una botta sola, siamo riusciti a fare la funzione di eguaglianza, fatemi scrivere così, la funzione A minore di B e la funzione A maggiore di B. Questo è un circuito molto comodo perché diventa veramente un comparatore, ok? Quindi questo, fatemelo ridisegnare così vi entra bene in testa. Questo circuito fatto così. Questo così, poi prendo anche queste uscite qua e questa uscita qua. Questo scatolino qui, A, B. Qui vi dice se A è uguale a B. Qui vi dice se A è minore di B e qua vi dice se A è maggiore di B. Ok? Quindi abbiamo tre uscite che ci danno delle informazioni sul confronto dei due bit A B. Scusate. Ho una lucertola in casa. È vivo o morto? Ah, è vivo. Vabbè. È andata nello zaino di mio figlio la lucertola. Domani se la porto a scuola. Sì. Ok, quindi abbiamo fatto un comparatore. Ovviamente questo è un comparatore a un bit. Ok, quindi prendendo i due bit ci dice, ci dà come risultato se è uguale a B, se è minore di B, se è maggiore di B. Possiamo estendere il comparatore per fare un confronto proprio fra numeri, ovviamente binari. Ok? Quindi adesso d'ora in avanti questo scatolino. Oh, poi ovviamente questo comparatore potevate farlo anche con le porte di base. Ok? Però capite che vi sarebbe diventato sicuramente più complicato. Adesso d'ora in avanti questo scatolino sarà A, B e poi avrà le tre uscite A minore di B. A uguale a B ed A maggiore di B. Bene. Come estendo l'uso del comparatore? Se devo confrontare più bit, beh, più bit vuol dire, fatemi scrivere, due numeri a 4 bit ciascuno. Okay, questi sono i 4 bit del numero A, bit meno significativo, bit più significativo. Questi sono i 4 bit del numero B. Allora, questi qui, vabbè, sono dei numeri che in decimale possono assumere i valori da 0 a 15, ok? Però io con il mio circuito binario li tratto come singoli bit, d'accordo? Ora, a questo punto, come faccio a
confrontare questi numeri e quindi a fare un bello scatolone intero che prenda dentro i 4 bit di A, i 4 bit di B, 3,0, 3,0, cioè prende dentro tutte queste variabili e mi dice se A è uguale a B, se A è minore di B, oppure se A è maggiore di B. Questa volta proprio come numeri. Ok? Allora, beh, come farò? Farò, userò quattro comparatori a singoli bit come quello che abbiamo visto prima, ok? Ogni comparatore prenderà a 0 B0, ok? Prenderà dentro un solamente due coppie dello stesso bit nella stessa posizione dei due, scusate, prenderà dentro i due bit nella stessa posizione dei due numeri, ok? E mi dirà se a 0 è uguale a B0. Se a 0 è maggiore di B0, se a 0 è minore di B0. D'accordo? Così farò con tutti gli altri. Quindi col bit 1, col bit 2 e con il bit 3. Non sto lì a farvi, voglio solo darvi il concetto. Bene, adesso qui ovviamente di tutte queste uscite io le devo prendere. E le devo mettere insieme con una logica combinatoria in modo da avere solamente come unica uscita queste che ho scritto qua. Ora, per fare questo bisogna fare questo ragionamento. Quando A è uguale a B, quando bit a bit i numeri sono uguali, ok? Quindi quando A0 è uguale a B0, and A1 uguale a B1, and A2 uguale a B2, and A3 uguale a B3. D'accordo? Quindi sostanzialmente cosa farò? Prenderò, adesso inizio a incasinare il circuito, dopo ovviamente non andremo oltre, e ne faccio una bella and, ok? Questo sarà A uguale a B. D'accordo? Vedete? Cioè, stavo parlando, quindi ho scritto AND anziché E, ma questa è l'operazione logica che devo fare. Vediamo adesso un esempio. Vabbè, possiamo anche vedere l'esempio di A maggiore di B. Ora, quando è che A è maggiore di B? Come fate voi a confrontare due numeri? Da cosa partite? Siete furbi. Partite dalle cifre più significative. Ok? Perché se io trovo subito che A3 è maggiore di B3, posso già concludere che A è maggiore di B. Non ho neanche bisogno di andare a guardare le altre cifre, giusto? Scusate, in decimale 2000 e 1000, beh, lo vedo da qua, ok? Qui può anche essere 1999, ma io vado a vedere questo. 2 è maggiore di 1, quindi questo numero qua è sicuramente più grande di questo. E sono andato a vedere il più significativo. Beh, già se vedo questo sono a posto. Oppure cosa può succedere? OR. Magari A3 e B3 sono uguali, ma A2 è maggiore di B2. Giusto? Se è vero questo ed è vero questo, posso concludere che A è maggiore di B. Oppure ancora, vado avanti così, A3 uguale a B3. And A2 uguale a B2. And guardiamo il confronto alla posizione 1. A1 maggiore di B1. Or l'ultimissima condizione qual è? Che
scusate, fatemelo scrivere sintetiche, E3, cioè vuol dire è vera l'uguaglianza fra A3 e B3, and E2, and E1, and A0 maggiore di B0. Quindi sono arrivato, i tre bit più significativi sono tutti uguali. A questo punto mi rimane di andare a guardare proprio l'ultimo, che è l'unico che mi può fare la differenza. Quindi se A0 è maggiore di B0, allora combinando insieme tutte queste questi confronti, ottengo la funzione globale A maggiore di B. Quello che dovete fare è proprio il circuito seguendo quello che ho scritto qui. Cioè vado a prendere, faccio solo l'esempio, A3 maggiore di B3, che sarà questo. A3 maggiore di B3. Lo metto in OR con che cosa? Adesso devo andare a fare questo. A3 uguale a B3, quindi devo prendere l'uguaglianza in AND con A2 maggiore di B2, ok? AND, e vado a farne l'OR, ok? E così via con l'OR con le altre condizioni. D'accordo? Chiaro che il circuito inizia ad avere un certo numero di porte, a diventare ragionevolmente complesso da un punto di vista circuitale, non complesso da un punto di vista della logica, perché avete visto che è proprio molto semplice. Tutto quello che ho detto per A3 maggiore di B, scusate, per A maggiore di B, lo posso ripetere pari pari per A minore di B. Ok? Con la differenza ovviamente che questa volta vado a usare il risultato A minore di B dei singoli bit e non A maggiore di B, ok? Ma è del tutto analogo a questa cosa. Non sto lì a ripeterlo per non annoiarvi, ma capite che... D'accordo? Oh, guardate, cioè, abbiamo fatto un po' un percorso, un giro un po' strano, perché ho voluto farvi vedere alcune cose. Siamo partiti dall'XOR, che è la funzione di diseguaglianza, se volete, perché l'XOR vi dice se A e B sono diversi, non vi dice nient'altro. Poi dopo, su questo abbiamo lavorato, fatto qualche trucchettino, qualche giochettino con l'algebra di Boole, siamo riusciti a fare un bel circuito elegante solo con porte NAND. Poi abbiamo voluto cambiare le AND con le OR. Abbiamo studiato il nuovo circuito e abbiamo visto che il nuovo circuito da XOR è diventato una XNOR, cioè quello di prima ma negato. Lo XNOR è la funzione di uguaglianza, ma abbiamo visto che all'interno dello stesso circuito abbiamo potuto estrarre anche due pezzettini fatti da due sottocircuiti. Da due pezzettini solo dello stesso circuito, dove abbiamo anche ottenuto il risultato del confronto fra due bit A minore di B e A maggiore di B. Ok? E da questo, moltiplicando per 4, ci permette di confrontare numeri a 4 bit. Ecco, tenete presente che normalmente, scusate. Oh, scusate, ma oggi non so qui a casa mia che cos'hanno. Tenete presente che trovate, cioè abbiamo in laboratorio, i A0, A3 e proprio i comparatori a 4 bit, B0, B3. Ok, se dovete confrontare dei numeri a 8 bit, come fate? Beh, guardate, di solito questi comparatori qua, quindi se avete, diciamo, 8 bit, cosa avrete? A7, A6, A5, A4, ok? Questi sono i 4 bit più significativi, poi avete A3, A2, A0, A1 e così via per i B, eh?
Mamma mia, a 1 a 0, B0, d'accordo? Allora, il comparatore che avete è a 4 bit. Tenete presente che il comparatore prende anche come ingressi, scusate, sono solo 3, il risultato del confronto AI-1 maggiore di BI-1, AI-1 uguale a BI-1 e AI-1 minore di B. Ok? Quindi sostanzialmente cosa fate? Prendete un comparatore e ci mandate dentro i bit più significativi. Questo e questo. Ok? Stessa cosa, prima iniziate dai bit più significativi, dopodiché questi risultati qua li mandate nei corrispondenti che avete qua. Ok? E qua ci mandate i bit meno significativi. Quando quindi qua mettete gli A7 a 4, B7 B4, d'accordo? Prima confrontate i 4 bit più significativi. Se c'è già da qua, per esempio, A maggiore di B, è chiaro che automaticamente andrà ad accendersi questo, ok? E così via, se avete più bit andrete a confrontare scalando usando più comparatori. Ok? Quindi quello che avete di base è un comparatore a 4 bit. Ok? Voi avete programmato in C l'anno scorso. Era facile fare se A maggiore di B a livello di codice, ma a livello di macchina quello che fa è tutto questo lavoro qua. Poi lo fa usando dei registri, non usando delle porte, però voglio dire, la logica viene fatta tutta bit a bit. Chiaro? Fin qua? Chiaro tutto questa roba? Ora, sì, fatemi finire questa cosa, ve l'accenno, ripeto, non pretendo di dimestrarvela, prendetela così, ma insomma è abbastanza ovvio, adesso vedremo anche. Allora, abbiamo visto che con il circuito XOR, scambiando AND con OR, abbiamo ottenuto la XNOR. Quindi sembrerebbe da questo esempio che per passare da una funzione alla sua negata basta scambiare l'AND con le OR, o viceversa, perché se poi scambio le OR con le AND, vedete, dalla XNOR passo alla XOR. Questo, tra virgolette, è vero, cioè fare questo scambio qui è vero solo per alcune funzioni. In generale, la regoletta generale per ottenere da una funzione la sua negata è quella di scambiare tutte le AND con le OR, scambiare tutte le OR con le AND e, cosa che noi prima non abbiamo fatto, negare tutte le variabili d'ingresso. Ok? Quindi se io ho una funzione di variabili A, B, C, con l'operazione AND e OR, che saranno dove saranno, se voglio ottenere la funzione negata, questa funzione negata la ottengo mettendo A negato, B negato, C negato e scambiando le OR con le AND e le AND con le OR. Ok? È indicativo questo schema. Quindi le operazioni da fare per passare da una funzione alla sua negata è scambiare tutte le AND con le OR, scambiare tutte le OR con le AND e negare le variabili d'ingresso. Allora lì siete certi che la funzione che ottenete è la negata. Perché prima con la XOR o con la XONOR abbiamo ottenuto lo stesso risultato senza fare questo? Perché l'unica cosa che non abbiamo fatto, abbiamo scambiato l'AND con le OR. Okay? Le OR con le AND non le abbiamo scambiate perché non ce n'erano.
Ma questa cosa non l'abbiamo fatta. Perché con questa funziona lo stesso? Funziona lo stesso perché XOR e XNOR sono simmetriche. Rispetto alle variabili d'ingresso. Ok? Cioè, se voi scambiate A con B, la funzione XOR, XNOR rimane la stessa, d'accordo? La tavola della verità rimane esattamente la stessa, cioè se le scambiate e le negate rimane la stessa, d'accordo? Ora, essendo funzioni simmetriche rispetto alle variabili d'ingresso, non c'è bisogno di negare le variabili d'ingresso, tutto lì, eh? Però se le negate, voglio dire, riottenete lo stesso risultato. Allora, regoletta generale per passare da una funzione alla sua negata è questa. Chi ci assicura che questa cosa è vera, ci assicura ovviamente De Morgan. Questo è dovuto a De Morgan, che è una conseguenza del teorema di De Morgan, ma fate presto a capirlo, scusate. Guardate, A or B negato è uguale a A negato and B negato. Allora, guardate, supponiamo che la funzione di partenza sia A or B. Io voglio ottenere la sua negata, cioè A or B negato. Guardate, nego le variabili, scambio le or con le and. Ok? Stessa cosa vale per A and B. Se io voglio ottenere la sua negata, scambio le variabili, ok, e scambio la AND con la OR. Ok, questi i due enunciati del teorema di De Morgan sono quelli, sono la base che vi dicono, guarda che tu qui stai invertendo, scusate, questo cerchio non voleva essere un XNO, un XOR, che state ottenendo, vedete, da qua sto ottenendo la funzione negata semplicemente negando le variabili e scambiando la AND con la OR e così via. Ovviamente tutto questo funziona anche se mettete insieme tutte le cose. Come si può dimostrare questa cosa? Questa cosa si dimostra con sostanzialmente se andate a giocherellare un po' con lo sviluppo in min term e lo sviluppo in max term. Okay. Cioè, si vede che se andate a negare e poi andate a lavorare con un po' di algebra, vi invito a farlo, a provarlo. E se partite da una da uno sviluppo in minterm, poi andate a applicare De Morgan, negate le variabili e bla bla bla, alla fine vi ritrovate che per quella che ottenete la funzione negata, proprio negando le variabili d'ingresso e scambiando le AND con le OR e le OR con le AND. Vi invito a farlo, comunque sui miei appunti c'è, se vi interessa, però ripeto, questo è proprio conseguenza di De Morgan. Chiaro? Allora, considerate che abbiamo visto più o meno tutti i pezzettini utili, tutti i pezzi, i circuiti di base della logica combinatoria. Cioè abbiamo visto le porte di base, abbiamo visto le porte un po' più avanzate, quelle universali, abbiamo visto le porte XOR, XNOR. Abbiamo visto, non mi ricordo neanche più, abbiamo visto le varie applicazioni, l'abilitazione e la disabilitazione. Abbiamo visto il circuito true-false. Abbiamo visto il mezzo sommatore e il full adder, quindi il sommatore pieno, quello completo che tiene conto anche del riporto della somma dei bit meno significativi. Oggi abbiamo visto il comparatore,
Poi abbiamo, sto sparando a caso, non sono in ordine di come li abbiamo affrontati. Poi abbiamo visto il multiplexer, demultiplexer. Poi non mi ricordo cos'altro abbiamo visto. E diciamo, secondo me abbiamo già ragionevolmente visto un po' tutte le cose di base che ci servono per andare adesso oltre e passare alla logica sequenziale. Oggi però prima di, cioè, la logica sequenziale ci andremo dalla prossima lezione. Dopo vorrei oggi farvi finire la lezione. Adesso facciamo un attimo una pausa, poi finiamo la lezione, guardando uno strumentino che magari vi può aiutare per semplificare i circuiti. Cosa mi ero proposto di dirvi ancora? Ah, avevamo detto guardiamo la XOR fra tre variabili. Qual è il risultato? Non so se lo sapete già, ma voglio dire, se non so farlo, se non so farlo, mi vado a scrivere una bella tavola della verità. Oh, finché abbiamo due variabili, la XOR, è facile, vale 1 quando soltanto una delle due variabili vale 1. Quando ne abbiamo tre, come fa però? Allora, facciamone due alla volta. Intanto facciamo XOR B qua. Quindi vado a vedere solo le prime due colonne, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ok? Adesso prendo questo. E ne faccio l'XOR con C. Ok? Quindi vado a fare l'XOR fra questo e questo adesso. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. E 1. Ok, quindi questo qui è lo XOR fra tre variabili. Vediamo che intanto lo possiamo interpretare come il risultato della somma aritmetica dei tre numeri, ovviamente in binario. Guardate qua, 1 più 1 più 1 cosa fa? In binario fa 1, poi ci sarà il riporto, ovviamente. Mentre quando ne ho due di 1, vedete che ho sempre 0. Vedete? Qui c'è un 1, qui c'è un 1, c'è un 1, qui c'è 0, qui c'è 1, qui c'è 0, qui c'è 0. Quindi lo potete vedere o come la somma aritmetica, non a caso lo XOR l'abbiamo usato proprio per fare il sommatore. Ok, pure lo potete vedere anche come un qualcosa che vi dice, oppure se volete voi mnemonicamente ricordarvelo, lo XOR fra n variabili vale 1 quando ho un numero dispari di variabili che sono vere. Vedete? Tutte le volte che ho un numero pari è 0, tutte le volte che ho un numero dispari è 1. Ok? Quindi 1 dispari, numero di uni dispari, come regoletta mnemonica se ve la volete ricordare. Bene. Ok, direi che facciamo una pausa di 5 minuti, dopo riprendiamo. Intanto se avete domande, scrivete.
Rieccomi qua. Fatemi guardare una cosa. Bene, allora dicevamo che c'ho il microfono perso. Allora, dicevamo, guardiamo adesso uno strumentino che a volte può essere comodo per semplificare delle funzioni booleane. Può essere comodo, ovviamente, sempre nel limite in cui il numero di variabili sia un numero ragionevole, perché insomma, quando le variabili iniziano a essere tante, è chiaro che anche questo metodo qua non è proprio ovvio da usare. Vi renderete conto subito poi adesso che comunque, per esempio, anche già quattro variabili, una funzione con quattro variabili che scrivono una tabella della verità per quattro variabili, insomma, inizia già a essere, non dico difficile, ma insomma inizia a essere impegnativo perché abbiamo 16 combinazioni. Con questo metodo qua è più semplice, è più compatto, è più veloce. Allora, parliamo delle mappe di Carnot. Carnaug, ok? Mappe di Carnot, non so se le avete mai viste, se le avete mai sentite. Sono delle tabelle, se volete, sono un metodo, una rappresentazione grafica per rappresentare le funzioni booleane in un modo ragionevolmente simile a come si rappresentano con una tavola della verità. Con la differenza che nelle mappe di Carnot si fa riferimento diretto ai minterma e vanno costruite anche in un certo modo. Tenete presente che iniziamo subito con una mappa di Carnot. Allora, non vi faccio questo argomento, non ve lo affronto facendo tutto. Facciamo ad esempio e vediamo praticamente come si usa, perché tanto alla fine sono sempre quelle cose che sono più facili da usare dopo aver visto un paio di esempi, piuttosto che star lì a vedere tutti i mille casi. Okay? Dopo ovviamente trarremo conclusioni abbastanza generali sulla mappa di Carnot. Allora, iniziamo a fare una tavola della verità di due variabili. Ok? Una non la tratto neanche perché, insomma, vabbè, questa è la mappa di Carnot. Sì, no, scusate, questa è una tavola della verità per due variabili. Ok? Allora, una cosa che non vi ho mai detto, io ho sempre scritto le combinazioni in questa sequenza qua. Ok, in una mappa, in una tavola della verità avete piena libertà. Ok, potevate scrivere la combinazione 01 00 10 11, potevate scrivere 11 00 1001, cioè potete scrivere come volete la sequenza. Cioè, ovviamente, l'importante è che se questa è la tavola della verità, ovviamente. Poi, in corrispondenza di quest'altra combinazione, la tavola della verità sarà questa, ok? E in questa sarà questa qui. Quindi l'importante è mantenere la corrispondenza con le combinazioni, d'accordo? Ma diciamo, sono tre tavole della verità equivalenti fra di loro che ci rappresentano univocamente la funzione che stiamo studiando. Ecco, questa libertà
nella sequenza delle combinazioni con le mappe di Carnot non ve la potete permettere, perché è proprio la costruzione della mappa di Carnot seguendo una sequenza ben definita che vi rende poi la mappa di Carnot utile come metodo grafico per la semplificazione. Se voi non seguite una sequenza particolare, quindi la sequenza delle combinazioni, nelle mappe di Carnot, deve essere costruita in modo tale che fra una combinazione e l'altra, scrivo anche così ce l'avete, fra una combinazione e quella successiva o precedente, deve cambiare solamente una variabile. Cosa vuol dire? Per esempio, vedete, da qua a qua cambia solo questa. Da qua a qua cambiano tutte e due, perché questa da 1 passa a 0 e questa da 0 passa a 1. Quindi questa sequenza qua per le mappe di Carnot non va bene. Qual è la sequenza che va bene? Per esempio, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ok? Questa è la sequenza corretta per fare una mappa di Carnot, che poi adesso vedremo che potremo farle anche in modo diverso, d'accordo? Quindi mi raccomando, sequenze deve cambiare solamente una variabile. Come fate a costruirlo? Boh, c'è un giochino, vedete, scrivete 00, poi scrivete 11, poi qui scrivete le altre due combinazioni e qui le rovesciate come se qua ci fosse uno specchio. Ok? Questo funziona anche se ne avete tre di variabili. Bene, perché adesso qui ci metto 1, 1, 1, 1 e adesso prendo tutto questo pezzo qui e a specchio lo rigiro di qua, quindi faccio 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Se andate a verificare, da qua fra combinazioni successive c'è sempre la variazione di una sola variabile. Ok? Quindi sequenza delle combinazioni nelle mappe di Carnot deve essere tale per cui fra combinazioni adiacenti, vicine, deve esserci la variazione di una sola variabile. Ora iniziamo subito con l'esempio delle due variabili A e B. Ok? Allora, la mappa di Carnot è, appunto, vi dicevo, una tabella che contiene tante celle. Un numero di celle pari al numero di combinazioni che potete ottenere con le variabili, quindi sarà 2 alla n var. Ok? Come ovviamente le tavole della verità. Deve essere una rappresentazione di una funzione booleana, quindi è chiaro che deve essere una tabella che deve contenere tanti termini, quanti sono le possibili combinazioni, o se volete, quanti sono il numero di min term. Tanto anche i min term sono comunque sempre 2 alla n. Vabbè, come posso farla? Vabbè, posso farla per esempio per due variabili, posso farla così, posso farla scritta così, AB, poi qua si fa una riga, qui si fa una riga, e diciamo questa qua, se volete, è molto simile alla tavola della verità. Quattro celle, ok? Qui indico le variabili, qui indico le loro combinazioni. 0, 0, 0, 1, 1, 0. E mi sono già sbagliato. 1, 1, 1, 0. D'accordo? Questo è un modo per fare la mappa di Carnot. Scusate, AB, sì, vabbè, potete anche scriverle qua su, lo stesso. Questo è un modo. Non è il modo più comodo e più utile, se volete, di fare una mappa di Carnot. C'è un altro modo per farla ed è per esempio quella di mettere le due variabili su dimensioni diverse. Mi spiego, facciamo per esempio così, AB. Posso fare una mappa di Carnot così. 0, 1, 0, 1.
Ovviamente andate a scrivere di qua i possibili valori che può assumere la variabile A, di qua i possibili valori che può assumere la variabile B. D'accordo? Ora qui non c'è combinazione, non c'è sequenza di combinazione, se volete, o meglio, c'è, però tenete presente, in questa direzione deve esserci variazioni di una sola variabile. Bene, c'è perché qui cambia solamente A, perché da 0 passa a 1. Di qua cambia solamente B, ok? Sempre usando questa regoletta. O questa è banale, diciamo. Ok, adesso, beh, come rimanendo su questo esempio, ora, quale scegliamo? Sono tutte e due mappe di Carnot, eh? Potete anche lavorare con entrambe queste due mappe di Carnot, è indifferente. Quale scegliamo fra le due? Allora, suggerimento che vi do io, più riuscite a farla quadrata, detto proprio in gergo, più riuscite a farla quadrata, una mappa di Carnot, meglio è. Allora, è chiaro che se avete tre variabili, avete otto combinazioni. Allora, otto celle, con otto celle non riuscirete mai a fare un quadrato, ok? Perché il numero 8 non è il quadrato di nessun numero intero, d'accordo? Quindi non riuscirete a farlo. A farlo quadrato, però che ne so, potete mettere otto celle tutte così, tutte in una fila, oppure potete metterne quattro per così, quattro di qua e due per di qua. Le celle sono sempre otto, d'accordo? Ecco, è sicuramente più utile questa rispetto a questa, è anche molto più comoda. Ok? Quindi, più riuscite ad avere il numero massimo di celle nelle due dimensioni, più comoda, più pratica è la mappa di Carnot. Ok, fermiamo, vediamo cosa, se, vabbè, vediamo questa cosa. Intanto vediamo come rappresento, intanto guardiamo l'esempio di questa, dopo, come rappresento la funzione nella mappa di Carnot. Allora, andiamo a scrivere adesso scrivo la stessa sequenza che usiamo nella mappa di Carnot, così dopo siamo a posto. Supponiamo di avere 0, 1, 1, 0, studiamo questa. Qui faccio la cosa dei min term, così ce li abbiamo, A negato, B negato, A negato, B, AB, A, B negato. Bene, come rappresento questa funzione qua nella mappa di Carnot? Andiamo a fare la mappa di Carnot quadrata, perché come vi ho detto è quella che ci piace di più. Bene, allora, ogni cella della mappa di Carnot corrisponde a un min term. Adesso li scrivo dentro. Questa cella qua corrisponde alla combinazione A uguale a 0, B uguale a 0, quindi corrisponde al min term A negato, B negato. Questa corrisponde a un min term A, B negato. Questa corrisponde al min term A negato, B. Questa corrisponde a un min term A, B. Chiaro finora? Bene, questo è giusto per farvi la rappresentazione. Allora, come rappresento questa funzione nella mappa di Carnot? Nella mappa di Carnot si vanno ad evidenziare quelle celle corrispondenti ai min term della funzione. Quali sono i min term di questa funzione? Sono questi due, questo e questo. Come si evidenzia, potete farlo come volete. Di solito si usa metterci un 1, ci si mette un 1 come si scrive un 1 sulla tavola della verità. Dove non c'è niente, non ci si scrive a zero, non ci si mette niente e basta. Cioè si vanno a evidenziare solamente quelle celle, quindi si evidenziano solo le celle che corrispondono ai min term con F uguale a 1. Ok? Allora, nel nostro caso sarà A negato B, quindi questa, e AB, giusto? E AB che è questa. D'accordo? Chiaro. Questa qui è la rappresentazione della mappa di Carnot di questa funzione qua.
potete anche, non c'è bisogno di partire dalla tavola della verità, se voi avete, ovviamente dovete avere, oddio, non è neanche detto perché poi se diventate abbastanza pratici riuscite a fare anche oltre. Dovete avere la rappresentazione algebrica della funzione. In meglio se in min term, se non in min term, vabbè, che non ci siano operazioni strane, che ci siano solo le operazioni di base. Quindi questo qui è A negato NB in OR con AB. Ok, questa è la funzione, vedete, io ho preso due min term e ci ho messo un 1 qua. Allora, questa qui è una funzione banale, vediamo subito da studiare. A negato B in OR con AB. Beh, scusate, però io qui posso raccogliere un B e mi viene A negato OR A. Ma A negato OR A fa 1, quindi questa funzione qua è semplicemente B. D'accordo? Ora, questo che io ho appena fatto è stata la semplificazione algebrica. Ok? Semplificazione algebrica. Questa semplificazione la si può ottenere dalle mappe di Carnot. La mappa di Carnot, quando voi avete una mappa di Carnot compilata, quindi con dentro rappresentata la funzione, la prima cosa che vi deve saltare all'occhio sono le celle adiacenti evidenziate. Ora, qui ci sono due celle adiacenti evidenziate, che sono questa e questa qua. Bene, celle adiacenti le potete raggruppare fra di loro. Un raggruppamento di celle adiacenti. Di celle adiacenti, vi dà un termine semplificato. Adesso vediamo come semplificato. 1, attenzione, fate attenzione ad alcune cose. Il raggruppamento deve seguire certe regole. Non è che potete raggruppare come vi pare, ok? Ci sono certe regole da seguire, molto semplici. Due, andiamo a vedere qui come si semplifica. Guardiamo intanto questo esempio. Ora, cosa si guarda? In questo raggruppamento ci sono delle variabili che cambiano e ci sono delle variabili che rimangono costanti. Chi è che rimane costante? Allora, nel raggruppamento ci sono delle variabili che cambiano e delle variabili che rimangono costanti. D'accordo? Allora, la variabile che rimane costante sicuramente ve la ritroverete nel termine. Chi è che rimane costante in questo raggruppamento? B. B non cambia fra queste celle. All'interno di queste delle celle di questo raggruppamento, B non cambia, B rimane costante. Ok? Quindi sicuramente questo termine conterrà B. Chi è che cambia? Cambia A. Ok, attenzione, in che modo? Se A cambia, facendo vedere, cambiando in tutte le sue possibili combinazioni, allora quella da variabile lì la elimino dal termine. Ok? Termini che cambiano su tutte le combinazioni. Qua è facile. Certo che A cambia su tutte le combinazioni, perché A può fare assumere solamente due valori, quindi le possibili combinazioni di A sono due e le vediamo tutte e due in questo raggruppamento, di conseguenza questo termine diventa B. E basta. A non compare, A viene eliminato appunto perché cambiano. Quindi la variabile costante rimane, quelle che cambiano su tutte le possibili combinazioni si semplificano, spariscono. Ok? Chiaro? Ora, ripeto, sono due variabili, non c'è tanto da giocare. Adesso facciamo a quattro variabili, che così diventa un pochino più interessante.
Infatti, io facendo la semplificazione algebrica ho trovato che questa funzione in realtà è uguale a B. Okay? Ma lo stesso risultato l'ho ottenuto guardando la mappa di Carnot, raggruppando queste due celle e facendo questa considerazione. B è costante, A cambia su tutte le sue possibili combinazioni, di conseguenza mi rimane solo B. Ovviamente B va preso con il valore rappresentato da quel raggruppamento lì, cioè in questo raggruppamento qui B è affermato, vale 1, ok? Quindi si prende B. Se fosse stato questo raggruppamento mi avrebbe dato B negato. Ok? Chiaro? Queste sono le regolette di base, eh? Ditemi se è chiaro perché così vado avanti. Ok, bene. Allora, facciamo un'estensione. Come vi dicevo prima, giochettino, facciamo tre variabili, giusto per vedere come si costruisce, dopo andiamo a lavorare direttamente sulle quattro. Allora, tre variabili A, B e C. Vabbè, posso fare una mappa con 8 celle messe per così. Purché, come vi dicevo prima, si segua vabbè, bisogna seguire la regoletta che abbiamo seguito prima. Allora, qui possiamo mettere 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. A questo punto adesso qui ci metto 1, 1, 1, 1, usiamo la regoletta dello specchio, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ok? Va bene, questo è un modo. L'altro modo è metto AB di qua e metto C di là. Quindi di qua avrò 4. Lungo AB avrò 4 celle, di qua ne avrò solo 2, qui combinazioni 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, qui sarà 0, 1. Ok? Ancora una volta, ognuna di queste celle rappresenta un minterm, in questo caso è A negato, B negato, C negato, questo è A negato, B negato, C e così via, d'accordo? Vediamo. Facciamo subito un esempio. Adesso lasciamo stare queste robe e metto qua 1, 1. Ok? Beh, vi ho detto, sono due celle adiacenti, le posso raggruppare fra di loro. Che termine sarà questo? Allora, andiamo a vedere. C rimane costante, quindi c'è sicuramente C. B rimane costante ed è affermato. Scusate, mi sono sbagliato. C rimane costante ma vale 0, quindi scrivo C negato. B rimane costante ma vale 1, quindi scrivo B. A cambia e assume i due possibili valori che può assumere. Quindi A non c'è. Ok? Quindi questo termine qua vale BC, BC negato. Non ci credete? Andiamo a vedere. Quali sono i minterm corrispondenti? Allora, i minterm corrispondenti sono, questo è A negato, B C negato, questo è A B C negato. Posso raccogliere B C negato, viene A negato or A, questo va via, rimane B C negato. Ok? Se fosse vediamo questa cosa. Guardate che bello questo qui. Qua ho l'imbarazzo della scelta, ma qui interviene un'altra regoletta, giusto che mi sono dimenticato di dire prima. Regoletta del Vabbè, ah no, le regole dei raggruppamenti non le abbiamo ancora dette, quindi.
Allora, qui potrei, adesso faccio un po' di confusione su questo disegno, eh. Dopo andiamo a vedere qual è il raggruppamento che bisogna fare. Potrei raggruppare questa con questa, e ancora una volta il giochetto, vi scrivo solo questo, poi dopo gli altri non li scrivo più. Allora, qui cambia B, A rimane costante e C rimane costante. Questo è A negato C. Ok, potrei raggruppare questo. Potrei, attenzione, non li sto facendo tutti insieme. Vabbè, poi adesso potrei mettere insieme questo termine qua in OR con questo termine che mi viene fuori da qua, che sarà AC. Però vedete che se io questo qui vado a fare l'OR, raccolgo C, mi rimane A negato OR A. Ok, e quindi. E quindi rimane C. Allora non ho semplificato bene, perché ho fatto due semplificazioni, ma in realtà queste si potevano ulteriormente semplificare. Potevo prendere anche questo qui in mezzo, ma siamo sempre uguali. Guardate, ma cerchiamo di fare questa prima regoletta. Prima regola. Facciamo i raggruppamenti più grandi possibili. Raggruppamenti più grandi possibili. Beh, a questo punto prendo tutto insieme. Ok, le prendo tutte e quattro. In questo raggruppamento, preso tutto insieme, C rimane costante. A e B cambiano. Cambiano su tutte le loro possibili combinazioni? Certo, e come? Ci sono tutte e quattro le possibili combinazioni, quindi A e B spariscono entrambe. Ok? Vedete la regoletta? 2, attenzione. Grandi va bene, ma il numero di celle che raggruppate, numero di celle raggruppate, deve essere una potenza di 2. Potenza di 2 intero, ovviamente, facciamo 2 alla i. Ok? Cioè non potete raggruppare 3 celle, se ho 1, 2, 3. Questo non va bene. Questo non si fa. No, perché 3 non è una potenza di 2. Qui potete raggrupparne o 2 o 4 o 8. Infatti, se noi andiamo ad applicare la regoletta che ho appena detto, C rimane costante, va bene. A e B cambiano entrambe, ma A e B cambiano entrambe. Ma non cambiano su tutte le loro possibili combinazioni, perché c'è una combinazione che non è tirata in ballo. Okay? Quindi non so come toglierle. Come posso fare in questo caso? Esempio, in questo caso qui, in cui ho quelle tre cellette lì. Beh, visto che mi stavo sbagliando, come posso fare in questo caso? Posso fare due raggruppamenti. Questo e questo. Tre regolette dei raggruppamenti. I raggruppamenti si possono intersecare. Okay. Si possono intersecare purché uno dei raggruppamenti non sia interamente contenuto nell'altro, perché a quel punto non ha alcun senso. Cioè, intanto andiamo a vedere questo come viene. Questo primo termine qui c'è C che è costante ed è negato. Da qua a qua, poi ho B che è costante e A che cambia. Da questo qui
quindi faccio l'OR. O che cosa? Sempre C costante, A costante, B cambia su tutte le possibili combinazioni. E quindi mi rimane A. Vedete? B C negato in OR con A C negato. Io questa qua posso raccogliere finché volete, ma questa qua non si semplifica. Ok? Cioè non è che mi spariscono degli altri termini, quelli mi rimangono. Mentre prima, quando andavamo a raggruppare, a fare la semplificazione algebrica, mi sparivano proprio delle variabili, d'accordo? Quindi, fra questi due termini, non posso ulteriormente semplificare. Questa è la semplificazione minima che posso fare. Vi dicevo, raggruppamenti si possono intersecare, 4 no raggruppamenti contenuti. Ma semplicemente contenuti in altri raggruppamenti, ma semplicemente perché non serve a niente. Se io sono messo così, posso fare questo qua, che l'abbiamo visto prima, essere uguale a C. Potrei anche fare questo di raggruppamento, ok? Allora farei OR C in OR con questo raggruppamento che è C. Cambia A e mi rimane B, OR BC. Ma questo qua, C OR CB, se io raccolgo C mi viene 1 OR B. 1 OR B fa 1 e mi rimane sempre C. Ok? Quindi sono andato a mettere questo pezzettino qua che non serve a niente, perché già ho raggruppato. Ho già raggruppato, cosa vado a tirare in ballo un altro raggruppamento? Bene. 1, 2, 3, 4. Quinta regola dei raggruppamenti, devono essere, devono avere forma i raggruppamenti. Vabbè, adesso qui A, B, C, scrivo sempre così perché sennò poi dopo faccio confusione. Poi potete anche le variabili, le potete mettere come volete. L'importante è seguire la regoletta. Sequenza, sequenza corretta. Se ho per esempio questo, eppure questo ci metto. Come raggruppo qua? Allora, qui potrei. Ecco, non posso fare così. Questo non posso farlo per due motivi. Uno, il numero di celle non è una potenza di 2. Due, i raggruppamenti si fanno o quadrati o rettangolari, ma non con forme strane. Ok? Io qui potrei raggruppare così e così. Questo qui, questo termine qua, per esempio, mi dà, andiamo a vedere, C cambia in questa direzione, B cambia in questa direzione, vedo tutte le possibili combinazioni, perché vedo che B cambia da 1 a 0 e C cambia da 1 a 0 su 4 possibili valori, rimane costante A, quindi questo termine qui è A. In OR con, adesso cosa faccio? Potrei andare a raggruppare questo. Però, cosa vi ho detto io? Facciamo, i raggruppamenti si possono intersecare. Facciamoli il più grande possibile. Perché il più grande possibile? Intanto vediamo cosa viene fuori. Se raggruppo questo, ci ricordiamo che essere C, l'abbiamo visto già da prima. Okay? Vedete, questa è la funzione A OR C. Perché più grandi possibili? Più grandi, perché più sono grandi i raggruppamenti, meno variabili contengono. Se ho più celle adiacenti, vuol dire che ho più variabili che concorrono a cambiare, a fare tutte le possibili combinazioni, di conseguenza quelle sono variabili che andranno a sparire dal termine.
Quindi, più sono grandi, più il termine che mi rimane è composto da un numero inferiore di variabili, ok? E quindi è più comodo e mi semplifica di più la valetta. Quindi avevamo detto, questo non si può fare perché, beh, questa era, se volete, la quinta regola: raggruppamenti vanno fatti o quadrati o rettangolari. Non ha senso fare delle L, delle cose, piuttosto intersecate, piuttosto, fateli intersecare, fateli grandi, ma fate in modo che siano il più grandi possibile. Chiaro? Abbiamo visto la prima. Adesso andiamo a vedere proprio questo giochettino. Ovviamente, controllo un attimo la chat, non ce l'avevo sotto mano. Se avete dubbio, qualcosa non vi torna, fermatevi, fermatemi e ditemelo subito. Andiamo a prendere la mappa di Carnot di quattro variabili, perché questa è veramente quella più comoda, più carina con cui si può lavorare. 12. Quattro variabili: A, B, C, D. Non sto neanche a fare la fatica di disegnarvi le possibili mappe rettangolari, perché tanto è più comoda quella quadrata, ok? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ok? Oh, guardate. Allora, abbiamo detto, vabbè, qui potete mettere gli uni dove volete, ovviamente. Se avete un 1 qua, questo corrisponde a un minterm: annegato, binegato, cinegato, dinegato. Vedete? Quattro variabili. Guardate, 1, 1, questo lo posso raggruppare. Ok? Chi rimane costante? CD, cinegato, dinegato. Poi chi rimane costante ancora? A rimane costante. Chi cambia? B sparisce. Una cella. Quattro variabili, due celle, una variabile è sparita, me ne sono rimaste tre. Quattro celle, posso raggruppare tutti insieme. Chi rimane costante? CD. Chi cambia? A e B cambiano tutte e due insieme e vedono tutte le possibili combinazioni. Quindi A e B spariscono. Guardate, quindi due celle, tre variabili. Quattro celle, due variabili. Se ci metto anche questo e faccio questo raggruppamento qua, che posso farlo, è rettangolare ed è di 8 celle, 8 è una potenza di 2. Qui chi rimane costante? Qui rimane costante solo C. Perché D cambia e in corrispondenza cambiano anche A e B, sempre vedendo tutte le possibili combinazioni. Sono 8, quindi A, B e D cambiano su tutte le loro 8 possibili combinazioni. Un termine, vedete? Una variabile. 8 celle, una variabile. 4 celle, due variabili. Due celle, tre variabili, una cella, quattro variabili. Ok? Riscalano con le potenze di 2, ovviamente. Avete visto? Più è grande e più il termine che ho, e meno variabili contiene il termine che ottengo. Ho una cosa che mi sono dimenticato, adesso questo l'ho già pacciugato, quindi ne faccio un'altra. Mamma mia, quante tavole della verità, quante mappe di Carnot che disegno. In questo caso forse delle slide potevano far comodo, però vabbè, così intanto vedete
come si costruiscono e ci prendete dimestichezza. E, scusate, faccio una domanda. Si può semplificare qualcosa in questa funzione? Aspetto una risposta da voi. Sì? Uno dice sì, gli altri 34? 33? 32? Quanti siete? Blu. Sì, si può. Perché dovete, la mappa di Carnot voi dovreste immaginarla in tre dimensioni. La mappa di Carnot dovete immaginare che, aspettate che guardo se mi si vede, la dovete immaginare, questa è la mappa, ma in realtà, cazzo, dai via, questa è una notifica della mail. Okay. Voi la dovete immaginare che questi due lati qua sono a contatto fra di loro e questi due bordi qua sono richiusi a mo' di toroidale, ok? Quindi queste celle qua sono tutte adiacenti con queste di qua e queste di qua sono tutte adiacenti con queste di qua, ma lo vedete perché comunque nel passaggio da questa cella qui cambia solamente una variabile, perché AB non cambia. D rimane costante, non cambia, ma cambia C, perché qui C è 0 e qui C è 1. E quindi questo raggruppamento si fa così. Lo si indica così, ok? Stessa cosa se ci fosse un 1 qua e un 1 qua. Potete fare questo raggruppamento così, d'accordo? Quindi si possono, le celle nella mappa di Carnot sono tutte adiacenti fra di loro, anche quelle che sembrerebbe non esserlo, perché insomma le dobbiamo disegnare su un piano e non possiamo lavorare con le mappe in tre dimensioni. Ok, bene. Tutto chiaro? Fin qua? Allora, considerate che adesso noi abbiamo fatto che cosa? Voi avete la funzione espressa in min term, ok? E avete compilato la tabella, la mappa di Carnot, mettendo gli uni tutto in corrispondenza dei min term. Diciamo, non sempre avete la funzione scritta in min term. È vero che potete sempre riscrivervela perché andate a fare la tavola della verità. Però è una cosa in più. A volte magari avete la funzione scritta ABC OR A negato C negato. Allora vedete, qui avete un min term e va bene, siete a posto. ABCD, scusate. Te lo credo io che queste penne finiscono in fretta con tutto quello che scrivo. Allora, qui abbiamo un min term ed è immediato andarlo a scrivere. Dov'è il min term AB negato? Allora, AB negato è questa colonna, no, questa colonna qua. AB negato, C di negato è questo. Ok? Quindi questo min term qua è questo qua. Questo termine qua? Questo termine qua, attenzione, è più è no, più banale no, però con quello che vi ho raccontato finora dovreste già essere in grado di andarlo a rappresentare dentro nella mappa. Perché? Perché questo qui è un termine che non contiene una variabile, non è un min term, quindi è un termine semplificato. Ma se è un termine semplificato vuol dire che è il risultato di un raggruppamento. Di quale raggruppamento? Di quelle celle dove mi va a cambiare proprio quella variabile che mi manca. Chi è che mi manca? D. Quindi avrò A, B, C. Allora, intanto devo scegliere A, B, C, costanti e affermati. Ora, A, B è qua. Ve lo evidenzio. A, B è questa qua. C sarebbero queste due,
non compare perché effettivamente mi cambia. Quindi quel termine lì è sta roba qua. Ok? Scusate. Questo era C, l'intersezione è quel termine lì. Gli end, che vediamo qua, sono il risultato, l'end è il risultato dell'intersezione. A che cos'è? A, vabbè, A è tutto questo. Guardate, B è tutto questo. E quindi l'intersezione AB è questa qua, C è tutto questo, ma allora intersecato con questo mi rimane solamente questo. Chiaro? Quando avete delle ste robe qua, andate a vedere quelle che sono. È chiaro che anche A è un termine semplificato. A è un termine semplificato per cui sarà rappresentato da tutte quelle celle che contengono A affermato. E per le quali vedo BCD su tutte le possibili combinazioni. D'accordo? Quindi non spaventatevi quando vi trovate un termine che non è un minterm, non c'è nulla da spaventarsi. Basta andare a vedere come riempire la tavola, la mappa, scusate. Facciamo un altro esempio. Oh, buoni che ho finito la carta. Non solo finito il pene, finisco pure la carta. Arrivo, vediamo se trovo. Ah, qui, questi sono bianchi. Bla bla. Mi scuso per questi tempi morti, ma non so come fare diversamente. Allora, termine da solo, il termine B sarà rappresentato da tutte quelle celle che contengono B affermato. Dove sono tutte le celle che contengono B affermato? Queste, giusto? Posso selezionare tutte queste? Certo che sì, perché io selezionando tutte queste, io ottengo proprio il termine B, ok? Perché B è l'unico che rimane costante, A cambia, C e D cambiano su tutte le possibili combinazioni, quindi A, C, D cambiano su tutte le possibili combinazioni, quindi il termine B sarà, scrivo l'1 in piccolino giusto per non fare, anzi scrivo così, B, 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 B. B. Ok? Termine a due variabili, B negato and C. Potete fare lo stesso giochetto che vi ho detto, non andate a fare l'intersezione. B negato cos'è? B negato è questa qua e questa qua. Ok? Aspettate che sì, B negato sono queste due. Queste otto celle qui, però in end con C. C dov'è? C è qua. Qual è l'intersezione? Questo, sì, e questo. Ok? Quindi questo qui è il termine BC. Ok? Vabbè, tre termini A, B, C negato. Vabbè, qui tre termini, ho solo una variabile che cambia, che è D, le altre tre mi rimangono costanti, quindi devo andare a vedere AB affermato, ce l'ho qua, C negato, ce l'ho in queste due, mi cambia D e quindi sono qui, questo e questo. Questo è ABC negato. Ok? C'è un attimino, insomma, da giocherellare, andare a vedere chi cambia, chi sta fermo, però alla fine, come ottenete le semplificazioni raggruppando le celle? Beh, allo stesso modo voi potete andare a scrivere un gruppo di celle partendo da un termine che è semplificato e che non è un minterm che contiene quindi meno variabili.
D'accordo? Quindi ricordatevi queste regolette, mappa quadrata, tra virgolette, nel senso se avete un numero di celle che non è un quadrato di un numero intero, fatele il più quadrato possibile. Mappa quadrata, fondamentale la sequenza delle combinazioni. Deve cambiare solamente una variabile per avere, in modo da avere questa proprietà delle celle adiacenti. Celle adiacenti da un punto di vista algebrico, ok? Poi iniziate a fare i raggruppamenti. Vabbè, insomma, ogni cella è un minterma. I raggruppamenti devono essere fatti di. Quindi per i raggruppamenti abbiamo queste altre regolette. Numero di celle che sia una potenza di 2. Ok? N più grande possibile. Ovviamente quadrato o rettangolare. Niente forme strane, sì intersezione, poi cosa abbiamo detto? Sì intersezione, diciamo tra virgolette no, inclusione, cioè non andate a prendere dei raggruppamenti dove uno è contenuto nell'altro. No, contenuto, che non è sbagliato da un punto di vista algebrico, ma non serve a niente, anzi, cioè, andate a tirarvi dentro un termine che è inutile, d'accordo? Forse questo era un 5. Cos'altro c'è da dire? Non mi ricordo. Direi che non c'è nient'altro da dire. Beh, insomma, vedete che questo qui è uno strumentino tutto sommato che dà una tavola della verità che può essere anche A, B, C, D. Immaginate una tavola della verità di quattro variabili. Qui avete 16 possibili combinazioni. Non sto a scriverle perché non c'ho voglia. Avete tanti uni qua. Insomma, se avete una mappa di Carnot fatta così, A, B, C, D, scusate. La mappa di Carnot, per esempio, di una funzione fatta così, beh, guardate che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono 9 minterma. Già da scrivere inizia a essere lunghina questa funzione, però vedete subito che possiamo fare dei raggruppamenti. Questo lo posso raggruppare con questo. Questo posso raggrupparlo con questo. Questo posso raggrupparlo con questo e mi conviene farlo. Perché questo qui da solo mi darebbe un termine con quattro variabili, questo qui raggruppandolo con questo mi dà un termine con tre variabili, quindi mi conviene farlo questo raggruppamento. Questo è un altro raggruppamento, oppure ancora, ho visto adesso che potevo fare questo con questo, senza fare questo, per esempio, quindi questo con questo. Questo con questo qua mi rimane fuori questo che posso prenderlo così. Ok? Vabbè, dopo insomma si può giocare. Perché lo voglio raggruppare questo per il discorso fatto prima? Da quattro variabili mi passa un termine di tre. Ok? Così mi ritrovo un termine di tre, un termine di tre, un termine di tre e un termine di due. Beh, insomma, ho 1, 2, tre termini a tre variabili e un termine a due variabili.
quattro termini contro i nove termini di prima e tra l'altro pure semplificati. Ok? Fatelo l'esercizio questo qua. Lo fate da soli per la prossima volta. Vediamo che funziona. La scrivete con i minterm e la scrivete semplificate come vi viene fuori. Su le dispense che ho caricato, nel materiale didattico, vi ho messo, beh, direi che se non ci sono domande o dubbi, fermo la registrazione. Tutto tace, o vi siete addormentati, oppure sono stato troppo chiaro. Meno male. Allora, interrompo la registrazione. Vabbè, poi se avete una domanda, ma la potete fare anche.